Ciao a tutti gente, bentrovati su TCG Trevision da Daniel con LEGO Minifigures serie 17, di cui purtroppo non abbiamo fatto la presentazione della serie, però le vedremo adesso sul foglietto assieme. Drop it. Purtroppo questa serie è uscita qualche giorno barra settimana, pochi giorni insomma, prima che partissi per il Giappone. Non ho avuto il tempo o modo di realizzare il video di presentazione, speravo di farlo per il ritorno. Che è successo? Che praticamente mentre ero in viaggio in Giappone, intanto mi sono già preparato le forbici, girando per vari negozi ho visto già che erano in vendita e ovviamente le avevano anche lì, e ho detto vabbè, tanto le dovrò prendere in Italia, il prezzo è uguale, le prendo qua. Le ho prese lì infatti e... ne ho prese 4 per il momento, quindi non ci sono molti personaggi di questa serie che mi piacciono, per cui non voglio esagerare. Poi tra l'altro, non so se su tutte, sì, su tutte c'è l'adesivo qua dietro, vedete, LEGO Japan CS, il sito è diverso, quindi dalla versione che abbiamo noi in Europa, LEGO Japan-CS@lego.com. Le bustine non so se sono uguali a quelle italiane. C'è scritto un limited edition qua in alto a sinistra, edizione limitata, non so perché, non so se anche nelle versioni italiane, penso che ne comprerò qualcun'altra se avrò tempo e modo di farlo qui in Italia. Qui sotto la dicitura c'ha una parte in giapponese, credo però siano standard queste. Vabbè, non prendiamoci in troppe cacchie e cominciamo da spacchettare. Ne abbiamo 4 come detto prima. Vediamo un po' chi troviamo. Tanto è già uscita una testa con barba. Vediamo un po'. Dovrebbe essere il gladiatore. Lo vediamo dopo, prima guardiamoci il foglietto, visto che non conosciamo nulla di questa serie. Sono 16 soggetti di nuovo. Abbiamo il surfista con la tavola da surf molto figa che rappresenta uno squalo sulla superficie, il sollevatore di pesi del circo, due bei baffoni, la cuoca, l'uomo pannocchia, una nuova suite di cui andremo alla ricerca, la veterinaria, il venditore di hot dog e bibite dello stadio, credo, la farfalla junior, che come vedete ha le gambe corte, quindi è una bambina. Abbiamo il gladiatore romano col tridente. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il francese con la baguette, il nano malvagio con i capelli rossi, spero che i riflessi della luce sopra non diano fastidio, il soldato dello spazio vintage, se non mi sbaglio si chiamasse così, è il guerriero dello spazio anni vintage, l'uomo d'affari, l'uomo in carriera, sembra vestito da fighetto, vabbè, non so come è definito. Poi il ragazzo missile, altra suite di cui andremo alla ricerca, la dancer stile anni 80, poi abbiamo la donna elfo, la guerriera elfica, ed infine un personaggio misterioso che ho visto da diverse parti cosa sia, dovrebbe essere una specie di soldato guerriero con due pistole, il cappello a tre punte, il mantello, le spalline e qua sotto in basso si intravede la pistola. Qui dietro invece che troviamo? Chi ha rubato il mio mais? Vedete una mano che si frega il mais, dovrebbe essere lo stesso personaggio nascosto. Poi c'è l'indicazione azio LEGO, alcuni esempi di montaggio di cui al momento non ci interessiamo e pensiamo alla nostra figure. Abbiamo qui il gladiatore, come detto prima, pantaloni e busto, nessun pezzo tra testa e corpo, voilà, prima di mettergli, anzi possiamo anche mettergli i capelli prima di concludere, ok. Lo vediamo qui in tutto il suo splendore, molto figo, lo aggiungerò ai miei vari personaggi della serie usciti nelle varie serie della, diciamo, mini serie, chiamiamola così, legata alla Roma antica. Era uscito il legionario, era uscito il soldato, era uscito il Cesare, avevamo anche già un altro gladiatore con l'elmo e il gladio.
Questo qui invece è a torso scoperto, ha una fascia marrone sul petto, che vedete qui in cuoio, dei piccoli pantaloni molto corti, una cinta, scarponi marroni come i guanti che proseguono sul lato del braccio, sia a destra che a sinistra. Tra l'altro sulla spalla destra l'emblema di un leone, non so se la cam riesce a metterlo a fuoco, forse così sì, perfetto. E sul retro, pittura molto semplice, c'è il continuo della fascia di cuoio, eccetera. I capelli sono marroni scuri e brizzolati, e ricci, danno un effetto riccio. E poi la sua arma, che è il forcone. Voilà, molto figo, molto bello, devo dire. Ci sta tutto da aggiungere alla mia collezione di romani. Fuori la prima busta, andiamo con un'altra, molto fina. Tanto devo dire, è una chicca che vi do, anzi una curiosità sul Giappone e la Lego. Sono molto 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 richieste lì le figures suite, anche qui, ma in maniera morbosa. Pensate che da nessuna parte sono riuscito a trovare l'uomo pannocchia, e costa sui 10 euro appena uscito. Sono stato anche al Lego Store vicino a un piccolo parco tematico Lego, che altro per bambini. Ho fatto una ripresa all'interno di questo Lego Store che probabilmente troverete a fine video. Intanto abbiamo trovato il piccolo nano malvagio. Vediamo la cresta, la barba rossa. Questo ha molti più pezzi, devo dire. E andiamo ad assemblarlo. Voilà! La barba, cerchiamo di metterla dal verso giusto. Ok. E poi la cresta, figata, molto bello, devo dire. Anche due armi, sia lascia, e il nano lo colpì con un'ascia frantumandole il cranio. Ok, questo è il nostro piccolo nano malvagio. Come vedete è composto da diversi pezzi, il volto è incavolatissimo, denti digrignati e baffoni rossi, ma anche sopracciglia rosse e barbone rosso che abbiamo montato noi, e la cresta rossa, insomma un nano punk. Poi ha sul dorso un tatuaggio con un drago che spunta sul pettorale destro, una bella cintura sontuosa con un simbolo metallizzato al centro, la cintura prosegue sul retro senza troppi fronzoli, e due armi, la prima è un'ascia che abbiamo assemblato, e a destra ha un martellozzo che riproduce lo stesso disegno sia da un lato che dall'altro, e si intravede un cinghiale con la cresta. Ditemi voi se mi sbaglio, non lo so, però. Pantalone che praticamente va a coprire tutta la parte delle gambe corte, ed ecco qui il nostro piccolo nano malvagio che si aggiunge al legionario. Probabilmente adesso li vedete sfocati perché la cam si è messa a fuoco sulla distanza più vicina, vedete? Sfocato, a fuoco, sfocato, eccetera. Allora, siamo alla bustina numero 3 di 4. Oh, vedo un mantello, vedo un corpicino verde e direi che è il guerriero galattico vintage. Assembliamolo subito. Questo qua è un mantello, pezzo piuttosto raro da trovare in una minifigures, e non sono molte le figures che hanno il mantello, spesso sono figures legate al medioevo, ricordiamo i vari maghi, il mago buono, il mago malvagio rosso, il re e la regina e pochissimi altri, credo. Voilà, mettiamo la testa, un unico volto per questo personaggio. E poi l'elmetto. Infine gli aggiungiamo anche l'arma, così lo completiamo subito. Ecco qui il nostro guerriero dello spazio. L'elmetto ricorda molto personaggi degli anni 70-80, anche la butto lì, di telefilm proprio orientali, con questi caschetti che sembravano chissà quanto futuristici, adesso guardandoli sembrano piuttosto ridicoli. Poi abbiamo il corpo coperto da una tutina verde sbiadita e a qualche elemento metallico, per esempio sul collo, sulle braccia e sulle gambe, questo grigio
anche se è una diversa tonalità rispetto sia al casco che alla cintura che al collare. Hai inoltre un simboletto qui sulla spalla sinistra che si rappresenta un nucleo con vari elettroni. Sul retro nessuna pittura, stesso simbolo sulla spalla destra. E questo tema che si ripercuote sia sulla spalla, sul braccio che sulla gamba, di queste strisce alternate arancioni e nere, che è veramente veramente figo. Ed ecco qui il nostro soldato vintage dello spazio, marziano vintage, chiamatelo come volete, però è molto simpatico. Ultima busta, purtroppo non riusciamo a trovare le due suite, saranno motivo di ricerca in futuro, sperando di trovarne almeno una qui, e invece niente, abbiamo trovato il sollevatore di pesi del circo circense. La poccia rotola, questo è il corpo. Prima di mettere i baffoni vorrei farvi vedere come il personaggio senza baffi sembra molto più giovane. Poi fate così, mettete questi baffi che vanno veramente a coprire anche il retro, essendo una specie di collarino. Vediamo un po' se ci riesco senza far danni. Voilà, ecco qui i baffoni. I baffoni, se avrai due grossi baffoni. Pelata, ovviamente, classico personaggio circense, sollevatore di pesi, e poi abbiamo il manubrio con due palle da 100 libbre chili, non so cosa siano. Ed ecco qua, andiamo a vedere la sua tuta che va a coprire parzialmente il suo corpo, solo un lato la bretella, il bretella sinistra, tuta leopardata ovviamente, cinturone marrone con fibbia di metallo, mutandoni leopardati, sul retro continua il tema. Nessun tatuaggio, nulla di particolare, scarponi neri e ovviamente i caratteristici baffoni. Molto simpatico, devo dire. Ok, la luce qua sparisce, meglio metterlo in questa posizione. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Anzi, non è vero, per questo video non è tutto, perché vi lascio alla fine con la ripresa del Lego Store di Tokyo, precisamente nel quartiere di Odaiba, vicino al mini parco giochi tematico. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!